Nell'Alghero TG Express di oggi, incidente sulla 4 corsie Alghero Sassari. Il vescovo è andato a trovare i lavoratori della miniera di Olmedo. Catalogna, ancora tensioni con il governo madrileno. Tonino Baldino, nuovo direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Domenica, Portoferro ha ospitato il Beach Brawl 2017. Sigla e poi iniziamo con l'Alghero TG Express. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'Economia. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Incidente sulla 4 corsie Alghero Sassari all'altezza del bivio per l'Argentiera. Due cinghiali transitavano lungo la carreggiata e il furgone li ha centrati. Il mezzo ha poi rimbalzato più volte contro la barriera laterale in cemento. Morti gli animali, fortunatamente illeso l'autista. Pronto l'intervento della polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso. E ieri mattina, ad oltre 2 anni dal suo primo intervento, il vescovo di Alghero Mauro Maria Morfino ha visitato la miniera di Olmedo per andare a trovare e incoraggiare i lavoratori che da oltre un mese hanno occupato il sito per chiedere attenzione sulla loro situazione. Già in diversi, infatti, hanno perso anche gli ammortizzatori sociali. Indipendenza sospesa. La Catalogna utilizza il cosiddetto metodo sloveno e sospende la dichiarazione di indipendenza per avviare il dialogo perché in questo momento serve a ridurre la tensione. Questa è la prima dichiarazione del presidente catalano nell'atteso intervento al Parlamento di Barcellona. Ma con Madrid è sempre scontro e vedremo quindi come andrà questa situazione politica che interessa tanti anche dalle nostre parti. E il vescovo Morfino ha nominato Tonino Baldino nuovo direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. In seguito alla rinuncia di Don Lorenzo Piras al ruolo di parroco, Monsignor Morfino ha nominato il vicario forlaneo Don Raffaele Madau, amministratore parrocchiale di Nostra Signora d'Italia, Olmedo. Don Madau si avvarrà della collaborazione del frate francescano minore, padre Rino Zunui. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta dalla Maddalenetta. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. E domenica la spiaggia, la scogliera e la pineta di Portoferro hanno ospitato il Beach Brawl 2017, corsa ostacoli su percorso misto di 10 km con ostacoli naturali e artificiali. Una corsa aperta a tutti con partecipazione sia individuale sia a squadra. Potete vedere nel frattempo le immagini che scorrono montate dal nostro Paolo Canareso. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Poi alle 18 trasmetteremo il concerto della banda musicale Antonio D'Alerci in occasione della festa di San Michele. Per qualsiasi richiesta di informazione, messaggio o segnalazione potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!